Signori, benvenuti in Broken Sword, il segreto dei Templari. Si tratta di un gioco per me molto importante perché diventai matto quando uscì per PlayStation, si parla di diversi anni fa. Il primo titolo, che è questo qua, è stato pubblicato nel 96 da Virgin per la versione PC e da Sony per la versione PlayStation. Si tratta di un'avventura, quella che si potrebbe definire punta e clicca, anche se non è proprio un'avventura punta e clicca, comunque sia abbiamo a che fare con un personaggio, una storia e degli enigmi da risolvere per andare avanti. Direi di non battere ciglio e di muoversi con una nuova partita. Parigi, città dell'amore, del romanticismo e dei sogni. O almeno così dicono. Anch'io la pensavo così prima. Ma da quel giorno, dal giorno dell'omicidio, ho sempre associato la mia amata Parigi alla morte. Che bello! Ero a casa a farmi un bagno quando chiamò il mio direttore. Colà, muovi le chiappe e vai al Palais Royal, subito! Hai un'intervista. A Pierre Garçon. Sì, quel Pierre Garçon. Niente foto, lascia a casa l'attrezzatura. Ha chiesto di te esplicitamente. Non chiedermi perché. Ad ogni modo, potrebbe rivelarsi una cosa grossa, quindi ricorda, se fai il cascamorto, sorridi, annuisci e continua a prendere appunti. Che carino! Grondava umanità da tutti gli artigli. Pierre Garçon era un re dei media, un eroe nazionale e uno dei più famigerati adulteri di tutta Europa. Lui e sua moglie Imelda erano appena un gradino sotto la regalità. Wow! Odio i mimi! Ma se non li assecondi, non ti lasciano in pace. Grazie, simpatico Mimo. Ero arrivata. Il palazzo del re dei media e della regina di ghiaccio. Suona il campanello, mettendo in moto una catena di eventi che avrebbero cambiato la mia vita per sempre. Sì? Chi è? Madame, sono Nico Collard. Sono qui per Monsieur Garçon. Salga, siamo al primo piano. Madame Garçon, è un piacere conoscerla. Ne sono certa. La regina di ghiaccio confermava appieno la sua reputazione. Ma sto mimo. Lei sarà presente all'intervista? Mademoiselle, degli affari di mio marito so molto poco. E mi importa ancora meno. E certamente così. Non intendo starlo a guardare. Mentre ci prova con l'ennesima giornalista carina. Carina? È troppo gentile, madame. Ah, la talentuosa e bellissima Mademoiselle Collard. Finalmente ci conosciamo. Monsieur Garçon, sono onorata. Ah, ne sono certa. Chiamami Pierre, per favore. Ti meriti tutte le mie lodi. Io ero amico di tuo padre. Era un grand'uomo. Di mio padre? Non mi aveva mai... Oh, eravamo intimi amici. Poi la sua morte. Una tragedia. Devo... Imelda, il tuo maledetto gatto è di nuovo nel mio studio. Un altro vaso Ming, immagino. Vuoi scusarmi un istante, cara? Prego. Voi giornaliste diventate ogni anno più giovani. Forse è il resto del mondo a invecchiare, madame.
quello non era un gatto. Mon Dieu! Cosa? Monsieur Garchon! Porca che botta! È morto. Devo chiamare la polizia. Sarà meglio che tu resti qui. C'era un uomo. Era il Mimo. Lei crede che... Beh, io credo che si possa escludere il suicidio, giusto? Non mi meravigliava il fatto che la chiamassero Regina di Ghiaccio. Però... Si sarebbe trovata in cima alla mia lista dei sospetti se non avesse visto l'assalitore con i miei occhi e se non mi fossi occupata di almeno un paio di omicidi molto simili. Uno degli uomini più importanti di tutta Europa assassinato. Ed eccomi qui, io, Nico Collard, sola sulla scena del crimine. Nico Collard. Dovevo aspettare la polizia o avviare subito una mia indagine privata? Era un caso semplicissimo. Semplicissimo questo caso. Muovi il puntatore del mouse sullo schermo per scoprire aree di interesse che saranno indicate da un cerchio blu animato. Quando il puntatore si trova su un oggetto. Ok, vabbè, insomma. Andiamo ad analizzare. Mimi e armi da fuoco non vanno d'accordo. No. Ma sospettavo che quello non fosse un semplice mimo. Avevo già incontrato quell'assassino. Cos'è quello? Ho scritto un pezzo su di lui. Il killer in maschera. O almeno così l'avevo chiamato io. Te pareva? Cos'è questo? Prendi, prendi. Era una delle mie forcine per capelli. La mia preferita, anzi. Doveva essermi caduta quando ero finita per terra. C'è a chi è rivolta l'idea di esaminare i cadaveri in cerca di indizi. A me non fa impressione. Mi ricordo un mio ex ragazzo. Beh, con tutta semplicità. Cos'è sta cosa? Una patatina puff? Nella tasca avevo trovato un biglietto con su stampato «Bateau de la conciergerie». Aver preso il biglietto significava aver compromesso le prove. Ormai non potevo più tornare indietro. Ormai. Vediamo un po'. Pacco? Niente. Non c'è nessun pacco. Faccia, faccia. Gli abbassai le palpebre. Era il meno che potessi fare per quel poveretto. Giusto, giusto. Bravo, bravo, bravo. Gentilissimo. Andiamo a analizzare. Per usare un oggetto contenuto nell'inventario su un oggetto presente nell'ambiente di gioco, clicca sul primo e tieni il pulsante del mouse premuto. Tenendo il premuto pulsante del mouse, trascina l'oggetto sul punto interattivo desiderato e rilascia quando il suo contorno appare dorato. Perfetto. Non penso di dover fare molto... Tipo... No. Vedi, analizziamo la ferita. Garchon era stato ucciso con un colpo d'arma da fuoco. Garchon era stato ucciso con un colpo d'arma da fuoco. Ok, beh, direi che qua, questa zona qua è fatta. Analizziamo la finestra. È entrato dal da qui. Pannello di vetro era stata asportata una piccola sezione circolare. Un lavoro da professionisti. Non volevo tagliarmi e lasciare tracce del mio sangue sul vetro. Sarò giusto. All'antica, ma preferisco tenere il mio DNA tutto per me. Giusto, 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 brava, brava. Tieniti il DNA nelle mutande. Maniglia, vediamo un po'. Capiamo. Per raggiungere la finestra, l'assassino doveva aver usato una scala. Ormai chissà dov'era. Doveva aver piegato la scala, essersela infilata in tasca e via. E via. E via. Ah, qua c'è una statua. Un busto di Pierre Garchon, umile servitore della France. E che cosa ha a che vedere con questo personaggio qua? Di qua invece? Ancora Pierre Garchon. Mi sembrava che i suoi occhi mi seguissero per la stanza. Da brivido. Brivido. Cosa abbiamo qua? Vediamo un po'. Qualche libro. Libri. Libreria. La libreria era piena di prime edizioni di titoli mai sentiti. Va bene. Analizziamo a questo punto.
No, questo è il testo. Queste sono le postazioni. Analizziamo questo. Era un biglietto per un battello. Il bateau de la conciergerie. Da piccola, per farmi piacere, papà mi portava sul bateau mouche. Voleva andare su un battello, signorino. Ma mi sembra di aver analizzato tutto quello che c'è da analizzare qua. Perché con le forcine cosa possiamo fare? Andare a... non so cosa fare. Con le forcine possiamo prendere un pezzo di vetro, no? Possiamo fare un cazzo con le forcine. Cosa vuoi che faccia con le forcine? Mettere una forcina fra i capelli di un morto? No, troppo morboso. Usciamo. La polizia poteva arrivare da un momento all'altro. Da qualche parte si nascondevano degli indizi legati all'omicidio. Dovevo scoprirli. Giusto. Analizziamo il tavolino. Sul tavolino... un tavolo Luigi XIV, ricoperto da una tovaglia antica. Imelda aveva gusto. Ma con un marito così ricco avere gusto è facile. Cacchio ci vuole a comprare la roba. Analizziamo il simpatico foglio. Cioè, non è un foglio da... Pensai che la tovaglia mi sarebbe potuta tornare utile. Va bene. Buco! Perfino le mie unghie erano troppo grosse per entrarci. Beh, abbiamo la forcina. Ecco, in certe cose sei davvero troppo brava. E invece di confortare Imelda, le stavo saccheggiando la casa. Perché? Perché era successo qualcosa. E io volevo trovare delle risposte prima che arrivasse la polizia. Giusto. E poi era stata sgarbata con me. Quindi se lo meritava. Sì, una sana puttana, volendo usare francesismo. Che scusa è? Una chiave. Forse la chiave di una cassaforte. Giusto. Sulla tovaglia era ricamato uno strano simbolo. Sulla tovaglia era ricamato uno strano simbolo. Tipo una croce. Va bene, qua mi sembra che ci sia altro. Perlomeno non credo. Torno indietro. Analizziamo. Qua. Voglio vedere questo quadro. Imelda aveva del talento, ma mi sarei impiccata piuttosto che dirlo davanti a lei. Che scusa? Era solo un tubetto di colore acrilico, azzurro oltremare francese. Proprio il colore che stavo cercando per il mio bagno. Mi spiace, devo andare. Qualcuno sta... Ma che stai facendo? Ah, questo... è il mio colore preferito. Sgamone. Santo cielo, tienilo pure. No, non ci voglio ancora parlare con la puttanella. Vieni di qua, va. Vediamo questa porta qua se si apre. Vieni, vieni, vieni. Andiamo a curiosare di là. La porta era chiusa a chiave. Beh, possiamo vedere se per caso... Una chiave moderna per una porta antica non avrebbe funzionato. Ma quanto sei menosa, però. La forcina? Ci voleva qualcosa di più di una forcina per capelli per aprire quella porta. Mi serviva la chiave. Ho capito. Quanto la prendi? O se di là c'era per caso una cassaforte che non abbiamo visto. Nascosta dietro un... quadro, non so. Libri, busto. No, andiamo a parlare con la Shura. Parliamo con la Shura, analizziamo il telefono, vediamo cosa ha fatto con il telefono. Non avevo bisogno di telefonare a nessuno, non finché non avessi risolto quel caso. Giusto. Shura. Scusi, madame. Madame. Sì? Perché mai un mimo avrebbe dovuto uccidere suo marito? Pierre aveva molti nemici, una buona metà dei mariti di Parigi, tanto per cominciare.
Mi spiace molto per la sua perdita, madame. No, non è vero. Tu sei una giornalista. Ai giornalisti non spiace mai nulla, davvero. Non è vero. Vabbè. Lo vedremo. Come stai messa male, oh. Come si erano conosciuti suo marito e mio padre? Non ne ho idea. Non l'ha mai conosciuto, Thierry Collard? Pierre conosceva molte persone che io ignoravo. Donne, per lo più. Perché suo marito mi aveva fatta chiamare? Di cosa voleva discutere? Non lo so. Non ne ho idea. Ai suoi affari badava solo lui. Non le ha mai detto nulla? No. E francamente la cosa non mi dispiaceva. Questo deve essere un vero scoop per te. Immagino stia già pensando al titolo. Solo perché sono una giornalista non... Non prendermi in giro. Siete tutti fatti della stessa pasta. Ma non avete un senso morale. Faccio la buona o faccio la cattiva? La buona. Sì, è per questo che faccio questo lavoro. Ma lo fai solo per vedere il tuo nome stampato. Non è vero. Magari è il direttore a firmare. Io sgobbo soltanto. Non aspettarti la mia compassione. La polizia sarà presto qui, madame. C'è nessuno che vorrebbe che contattassi? Parenti, amici? No. Non ho parenti. Pierre e io eravamo... Era tutto ciò che avevo, in realtà. Non molto, eh? La deferente mogliettina. Questo era il mio ruolo. Non mi parlava mai. Non mi coinvolgeva mai. Non mi scopava mai. Una cosa mai. So per certo, madame. Cosa? Se vuole scoprire chi ha ucciso suo marito, allora lasci che sia io a occuparmene, non la polizia. Perché? Come faccio a sapere che posso fidarmi? Suo marito mi ha invitata qui perché aveva bisogno di me. Credo che sapesse che qualcuno aveva intenzione di ucciderlo e sapeva anche che io avrei potuto aiutarlo. Dubito che avesse bisogno del tuo archivio. Si sbaglia. Io ero già sulle tracce del suo assassino. Ne sono certa. La prego, glielo deve. Non saprei. Ho bisogno soltanto di qualche altro minuto, prima che arrivi la polizia. Hai un senso morale, vero? Mi fido di così poche persone. Fidati. E forse Pierre era davvero convinto che potessi aiutarlo. Anche se ciò non gli avrebbe impedito di sedurti. Ecco, prendi questa. È la chiave del salotto. Brava donna. La biblioteca, in fondo al corridoio. Era la stanza di Pierre. Io ci andavo raramente. Non me la sentivo. Avevo paura di ciò che avrei potuto trovarci. Brava Shura. Grazie. Glielo prometto, non se ne pentirà. Ottimo. Ottimo, 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 ottimo. La chiave del salotto. Yes. Vieni. La porta era chiusa a chiave. Sì, lo so. Vai. Ah, forse avevamo fatto un passo avanti. Ah, forse devi entrare. Cosa abbiamo qui? Non avevo bisogno di accendere la luce. Era già abbastanza illuminato. Sì. Vediamo. Quadro. Dietro al quadro secondo me c'è una cassaforte. Il dipinto mostrava i due carcioni insieme, innamorati. Come disse il poeta, il passato è altrove. O era il bigliettino di un cioccolatino? Il dipinto era saldamente attaccato alla parete. Però questo sembra tanto una maniglia. Udì un leggerissimo scatto. Tac. Tac. Eccola. Dietro il ritratto si nascondeva una cassaforte. Beh, abbiamo una chiave. Una chiave. Forse la chiave di una cassaforte. Forse. Brava donna. Cos'è? Un cilindro ammuffito. Nella cassaforte c'era una specie di manufatto. Sulla sua superficie c'erano degli strani simboli. Mi ricordava quei blocchi da stampa che ci facevano fare durante le lezioni di arte al liceo. Se c'è una cosa che ho imparato sui simboli è che sono sempre importanti. Ma quei simboli, incisi sulla pietra in quel modo, erano illeggibili.
Dovevo trovare un modo per stamparli. Se non altro, la pietra era curva. Ma cosa potevo usare come inchiostro? E su cosa potevo stampare? Certo, stavo rubando. Ma sapevo che Imelda ignorava l'esistenza del manufatto e a Carchon non poteva più interessare. Direi di no. Ciappa su. Chiudi tutto. Brava ragazza. Qua vediamo un po'. Qua abbiamo un lampadario. Analizziamo la poltroncina. Non era il momento di stendermi sul divano e fare la mia imitazione di Maria Antonietta. Anche se nelle feste risuote sempre un discreto successo. Eh beh. Specialmente fra i gay. Non chiedetemi perché. Strano, eh? Maia, è un maiale quello? Come ci si poteva aspettare, anche la scrivania era un pezzo antico. Uff, che noia. Uff. La carta assorbente e la vaschetta per la corrispondenza erano state chiaramente collocate con precisione matematica. Il cuore mi si fermò per un istante. Era la statuetta di un elefante. Ma non era una statuetta qualsiasi. Cioè? Era stata scolpita da mio padre. Ne ero certa perché a casa ne avevo una copia identica, intagliata in una scatola creata da lui. Quindi Carchon aveva davvero conosciuto mio padre. E dovevano essere stati davvero amici. Decisi di portare con me la statuetta dell'elefante. Era chiaro che non significasse nulla per Imelda. Ci stiamo portando via tutto. Questo cos'è? Non avevo bisogno di un foglio di carta assorbente, non immacolato. Non volevo prendere la vaschetta, ma sapevo che mi sarebbe stata utile. Allora, nella vaschetta si può mettere probabilmente l'inchiostro, o quello che si può... quello che può assomigliare ad un inchiostro. Se io... Il manufatto... assomigliava a un antico blocco da stampa ricoperto di simboli. Probabilmente manca l'inchiostro. Il manufatto per fare assomigliava a un antico blocco da stampa ricoperto di simboli. Ah, c'ho la vernice. Che scemo. Questo lo metto qua. Come sono bravo. Spalmai la tempera blu su tutta la vaschetta, rovinandola. Ero una ragazza molto, molto cattiva, molto. Ma anche molto intelligente. Sono bravissima. Questo lo metto qua. Zac. Feci rotolare il manufatto sulla tempera finché non ne fu completamente ricoperto. E ora questo ricoperto lo metto qua. Geniale! Il cilindro e la tempera funzionarono come previsto. Ma cosa c'era scritto? Sono bravissimo. Era una specie di messaggio in codice. Diceva sub iudice. Potevo anche non aver imparato molto da giornalista, ma questa era un'espressione che conoscevo bene. Significa una questione sottoposta al giudizio di un tribunale. Sotto c'era anche una sequenza di lettere priva di senso. Improvvisamente capii che il biglietto del battello e il messaggio segreto erano legati. Sì. Sul biglietto era stampato «Bateau de la Conciergerie». La Conciergerie sull'île de la Cité lungo il fiume ospitava i tribunali di un tempo. Quindi, sub iudice, in questo caso, poteva significare letteralmente «sotto i tribunali». «Sotto la Conciergerie». Ero piuttosto sicura di aver trovato tutto quello che c'era da trovare lì. E poi, tutta quell'opulenza mi stava facendo rimpiangere la mia vita di ordinaria povertà. Che storia pazzesca! Ed era anche un bel enigma, con parecchi pezzi mancanti. Ma io l'avrei risolto. Come diavolo si chiamava quel famoso premio per il miglior giornalista dell'anno? Insomma, stavolta l'avrei vinto io. Brava Shura!